fatto che io sia abbastanza giullare, però dentro ho un... hai presente quando fanno vedere le previsioni del tempo, sono tutte le nuvole, quello, diciamo, io sono... E quindi se ascolto una persona come Don Ciotti, mi viene voglia di fare il passo di là. Se ascolto un'altra persona della stessa religione di Don Ciotti, che però parla in un'altra maniera, faccio il passo da quell'altra parte. E allora cerco di prendere il buono dalle cose. Don Ciotti ha citato Gandhi. Gandhi è stata una persona che, devo dire, ha cambiato molti miei punti di vista. L'ho studiato, ho letto il suo pensiero. Gandhi era una persona che riusciva a parlare alla gente mischiando frasi del Vangelo, frasi del Corano, della Bhagavad Gita, e riuscendo a creare un discorso universale umano. Quindi per me conta il lato umano delle cose. Non importa di che religione una persona sia, l'importante è che manifesti il lato umano di quella religione. Esatto. Posso dire a Michele, al mio amico Michele, una cosa, se ti fa piacere? Vedi, Dio va sempre cercato, se trovi qualcuno che ha capito tutto, salutamelo e cambia strada. Secondo, e io ho capito una cosa nella mia vita, che è fatta di tanti limiti, di tante fatiche, di tanti errori. Il gruppo Abele è nato quando avevo 20 anni, non ero sacerdote, la strada è stato il mio riferimento, e poi arrivava un vescovo che è un sacerdote di un gruppo che è pluralista, c'è di tutto. È il pluralismo, quello vero, quello concreto, è la più grande ricchezza che ci sia. È la più grande ricchezza, ma mi permetto di dirti che il Vangelo dice che bisogna, indica una strada, cercare Dio per incontrare le persone, ma ti posso anche dire, questo è stato anche per me, che è possibile rovesciare tutto, cercare le persone per poi incontrare Dio. È possibile. Quello che mi hai detto, no? Io penso anche alla tua canzone, una messa in moto. Sì. Cioè, uno può essere una grande persona, può fare del bene a prescindere dalla fede, cioè non ci sei bisogno, sì, certo, secondo me. Certo. La fede secondo me fa parte di un patrimonio, è un patrimonio che una persona, che fa parte del patrimonio personale di una persona, del suo credo, no? Ed è anche affascinante se noi pensiamo a tante opere nate attraverso la fede. Non parlo soltanto delle opere, quelle concrete, anche le opere artistiche, è un patrimonio. Quello che io dico in quella canzone è forse la canzone più religiosa che io abbia mai scritto, paradossalmente, perché io ho immaginato a un certo punto, io vengo da una famiglia estremamente cattolica, di un paese come Molfetta che è estremamente cattolico, quindi io sono nato con questo humus, con la differenza che io sono una persona che si fa tante domande e mi rispondo sempre ti fai troppi problemi, però io continuo a farmi le domande, non fa niente se mi faccio problemi, trovo le risposte nelle persone, no? Che cosa succede? Che a un certo punto ho immaginato Dio, la gente dalle mie parti, ma credo ovunque, si rivolge a Dio solo quando ha un problema, problemi dai più stupidi, dall'interrogazione a scuola che stai lì a dire Dio ti prego non farmi interrogare, a che ne so, fammi vincere, supera la lotto come diceva Troisi, San Gennaro, bellissimo. E allora mi sono immaginato questo Dio che diventa la calamita, cioè tutti quanti si rivolgono a lui soltanto piangendo, mai qualcuno che gli rivolge un atto di gioia, no? Cioè, sono felice grazie a Dio, no? Cioè, ogni tanto anche questo, no? Ereticamente ho pensato a questo Dio che a un certo punto dice ragazzi, un attimo, vado a fare un giro in moto e arrivo. E ecco la mia messa in moto, no? Perché avevo bisogno di uno stimolo, no? Era il mio lato umano di Dio. Cioè, è possibile che ha così sta pazienza da stare a sentire? Sono gente. E immagina di essere a casa tua con tutti quelli che ti vengono a trovare. Oh, che peccato, ma non è successo niente, ma io sono triste. E ci vuole anche la forza. Se no cade la forza. Quando vedo Don Ciotti che si alza in piedi, io ho paura, ma che sto dietro? Adesso mi si gira, mi dà un ceffone. Perché è animato dalla forza.
E questo è un altro modo di vedere Dio, non come se fosse l'ufficio di collocamento del dolore, ma... Grande Michele! Non lo so, però è la mia presenza. Grazie. C'è di là una mano alzata, non c'è il microfono. Arriverà? Io, scusa. Io. Vado in te anche tu? Vorrei fare una domanda a Michele. Passo il microfono. Questo tuo percorso che adesso diciamo che hai trovato il punto di svolta, sono un po' emozionato per te. Non è una mia abitudine, penso, come per tanti di noi, parlare così in pubblico. Ma guarda, sono più emozionato io di te, te lo posso assicurare. Di solito non riesco a fare questi, perché mi sento sempre un po'. Sì. Me ne l'ansia delle sante, no? Appunto, quello che volevo chiedere è se. Ti do solo un suggerimento: se metti il microfono così. Si sente meglio. Sì, evitiamo i fischi. Ma questa è una roba di mestiere, però se ce l'hai così proprio dritto, mettiamo il laser. Se consideri il tuo percorso verso il rogo sostenuto dal popolo, dalla massa, quindi che tu non venga portato al rogo, quindi non debba essere costretto ad abbiurare, no? Guarda, io non mi pongo il problema. Cioè, pensi che il messaggio stia cominciando ad arrivare dappertutto in modo uguale, oppure ci sono differenze per posizione, per zone? Cosa no. Per zone? Perché dove manca la pagnotta magari si sente di più. Sì, però non è una giustificazione, attenzione, perché io quando sento dire, è un mio personale punto di vista, quando sento dire non c'è lavoro e allora sono andato a delinquere, non la trovo una giustificazione, non ce la faccio, perché nella mia famiglia è successo di essere senza una lira, nessuno, ma non per niente, sì. Io non ce la faccio a pensare a questa cosa. No, ma non era questo il discorso. Sì, no, il discorso di quello che dici, stai andando... Avrai sostegno, non avrai sostegno, ho perso il rogo, no? Se casomai dovesse accadere. Però io in realtà non ci penso al futuro. Per me bisogna dare valore al presente. Perché ogni volta che si parla di futuro si allontana. Non lo so perché il presente per me è più importante di qualsiasi futuro, cioè quello che io vedo di giorno in giorno. Per cui che nel mio futuro ci sia. Potrei morire al rogo. O con un vaso che di salvia che mi cade in testa domani mattina. Non ci penso. Penso a fare quello che posso fare oggi, a parlare così, no, con te, schiettamente. Continuare con il messaggio. Sì, ma vado avanti pensando al presente. Grazie. Prego. A proposito di questo, sul futuro, oggi, solitamente, spesso anche Luigi lo dice, la nostra generazione, quando si fanno i ragionamenti, è il futuro di questa società. E oggi in treno è successa una cosa molto divertente stamattina, dove un signore anziano, eravamo noi davanti, bravi voi giovani, voi siete il futuro del domani. Cioè oramai non siamo più il domani, è il futuro del domani. È tipico di chi non ha un presente. Prossimo intervento. Volevo fare una domanda a Caparezza, perché Michele è più bello Caparezza, che è molto più artistico. Si distingue. Volevo farti una domanda su Goodbye Malinconia, che è una bellissima canzone e mi ci ritrovo molto, però io non sono uno che va tanto bene a scuola, però ho un cugino molto intelligente che è uscito bene dall'università di fisica, no? Molto bene. E poi dopo 2 anni di lavoro ha chiesto a molte università e nessuno l'ha preso come ricercatore. E adesso? E adesso a Parigi. Ecco. Hai già risposto. Però volevo sapere bene cosa ne pensi. Come è nata quella canzone? È nata da, ciò che diceva prima, bisogna documentarsi. Io sono stato a Londra e mi sembrava di essere a Giovinazzo. Cioè, non ho incontrato un inglese. In un tragitto, sono stato a Portobello Road, io sentivo parlare solo italiano. Ho detto prendiamo il tram, andiamo da un'altra parte, andiamo al centro, andiamo a Piccadilly Circus. Caparezza, tutti italiani. Allora ho fermato un italiano e ho detto, ma quanti siete? Perché? Io volevo venire a Londra. E lui mi ha detto, siamo 300.000 circa. 300.000 solo a Londra, sì. Ho cominciato a parlare con loro e scoprì tante cose. Sono persone che non hanno avuto la possibilità, questo non è un paese meritocratico, per cui non si investe nella ricerca, si taglia i fondi, ma non si sa applausi, è così.
è un dato di fatto. E allora questi che fanno? Dopo una vita di sacrifici a studiare, non vedendosi riconosciuto niente, partono, non come quello che parte, che comunque sarebbe partito quindi con sorriso sulle labbra, ma come quello che vorrebbe lavorare nel suo paese, migliorare il suo paese, non lo riesce a fare ed è costretto ad andare via, quindi quello con la lacrimuccia malinconica. Sono persone che si meravigliano, io ho parlato anche non soltanto con, con gente venuta fuori dall'università, ho parlato con persone che avevano una bancarella Barletta per esempio, che sono stanchi di fare quella vita, non riuscendo a trovare altro, sono andati a Londra, sono stati assunti in un hotel, dopo un giorno erano già in regola e si stupivano di questo. Guardate, quando uno si stupisce del fatto che è stato messo in regola, vuol dire che siamo nella merda. Cioè, se uno si stupisce, fateci caso, gli italiani che vengono dalla Norvegia, che vanno in vacanza in Norvegia, in Danimarca, che vengono in Italia e parlano e dicono: ho lasciato la bicicletta lì e non l'ha toccata nessuno. Siamo noi che ci stupiamo di questa cosa ed è incredibile, perché ti dà il senso del nostro modus vivendi, no? Gli italiani che vanno via dall'Italia ogni anno, ed è una sottostima del Sole 24 Ore, quindi niente di comunista, perché poi uno dice vabbè, ma tutti per... No, il Sole 24 Ore, 60.000 italiani se ne vanno dall'Italia e vanno in altri... Io i miei 2 milioni amici stanno fuori. Uno vive in Austria, l'altro vive in Lussemburgo e vivono fuori qua, non riuscivano. E quindi io sono preoccupato anche per questo, perché questo è un fenomeno che non trova... non può essere tanto strumentalizzato come l'immigrazione, no? Ai fini politici, e quindi non trova, perché riguarda tutti, e allora non se ne parla. Ho detto vabbè, scriverò un pezzo su questo, cercheremo di parlarne così, e quindi alla fine poi l'ho fatto cantare a Tony Adri, così ho detto almeno un inglese facciamo venire in Italia. L'ultima domanda che era stata come? Ah, non lo so, niente, no. Quindi... comunque, adesso allora, parlare appunto della questione italiana, no? Nel senso che dall'Italia dobbiamo andare via, mentre c'è poi in realtà una grande montagna. Cioè, no, dobbiamo, nel senso, siamo costretti tante volte ad andare via. Ecco, mentre pare che poi in realtà la grande questione italiana sia la questione, pare, è proprio così, è la questione meridionale. Però, non so, avevo letto qualche tempo fa che tu comunque continui a operare nel tuo paese, c'è cioè lo studio di registrazione, eccetera, eccetera. E quindi è stato uno di quei barlumi di speranza che mi sono dato, perché sono un paesino di 1000 persone della Basilicata, quindi studio qua a Torino e... mi piacerebbe un giorno poter ritornare e fare qualcosa per la mia terra. Quindi ti volevo chiedere come è stato diverso rispetto al percorso che avresti fatto. Perché non sono andato a vivere a Roma, a Milano? Perché quanto è stato complicato e cosa ti ha spinto a rimanere? L'ostinazione. Io sono nato in Puglia. Sono attaccato alle mie radici, anche se non le considero, cioè considero le radici come un padre, cioè ti insegnano qualcosa, ti insegnano da dove vieni, però a un certo punto puoi anche camminare con le tue gambe, soltanto che avrei voluto costruire una realtà giù, nel mio piccolo, quando si dice metterci la faccia, no? Io a un certo punto ho detto potevo fare come tutti che vanno a vivere nelle grandi città per stare più a contatto con le discografiche, però la mia ostinazione, forse quel po' di follia eretica, mi sono incaponito, a un certo punto ho detto no, è qui che devo costruire il mio percorso, e adesso tutta la mia squadra, non so se sarete al concerto stasera, vedrete gente che monta, gente che... sono tutti pugliesi, sono la maggior parte delle persone che lavorano con me sono addirittura di Molfetta. E ti dirò di più, stiamo facendo lavorare un ragazzo di Bologna e uno di Torino che vengono a Molfetta a lavorare. Hai capito? No? vorrei fare una domanda, l'ultima del giorno. Sì, va bene, dai, l'ultima. Velocissima. Ah. Io sono anch'io di origine meridionale,
quindi ormai da 35 anni si sente, no? Da Salerno. Negli ultimi giorni, l'ultima settimana, sulla stampa una cosa che è successa, una notizia, diciamo, su un fatto di cronaca che mi ha sconvolto, quindi una parola di conforto. Niente, è successo che in una festa paesana la progettazione si ferma vicina alla casa del boss, quindi il santo che si ferma, poi prosegue, insomma una cosa per dar potere al boss, alla mafia, alla camorra. Poi il vescovo, diciamo così, non ha smentito, ha cercato di sgaiottolare, insomma. Comunque sono cose che a me mi hanno fatto male, perché sono cose che toccano. Quindi una parola di conforto è perché succedono queste cose. Grazie. Ma io devo dire che conosco quel vescovo. E devo anche dire che sono convinto. Conoscendolo, sono anche convinto che non stia proprio in quei termini lì che i giornali hanno riportato. Io che sono sempre molto critico, che non la mando a dire, che cerco sempre di documentarmi, di cercare la verità, credo di dover spendere una parola conoscendo la persona che non si è mai sottratta nella denuncia alla violenza, alla camorra in quel territorio. Credo che da questa processione lì, per una serie di casualità, si sarà voltata, si sarà fermata a suo prescindere. Credo questo, dopodiché credo purtroppo. Se quel signore sta zitto mi fa un favore. Credo purtroppo, come tu ben sai, che mentre da una parte veniva ucciso Don Pino Puglisi, oppure penso a Don Peppino Diana a Casal di Principe, dove io ero stato 20 giorni prima chiamato da lui a parlare nella sua parrocchia, ecco, mentre alcuni preti sono stati uccisi per il loro impegno, il loro coraggio, la loro testimonianza, tu sai che c'erano altri preti che andavano a celebrare la Santa Messa, come a vicino Palermo, a Bagheria, nel covo del latitante Alieri. Quindi anche nella Chiesa ci vuole un processo di purificazione da qualunque forma di potere, una Chiesa più povera davanti al potere. Bravo! Ma attenzione, non possiamo dimenticare le positività, quanti senza chiasso e senza rumore si stanno spendendo tutti i giorni, perché mi pare corretto. Termino la risposta alla tua domanda, alla considerazione. Termino con questo fatto che mi permetto, che io racconto sovente. Quando sono stato a incontrare il genitore del giudice Livatino, ucciso a 37 anni dalla mafia, io andai a incontrare i genitori, e cosa può fare una mamma, sono tutti morti i due genitori, figlio unico, cosa può fare una mamma che ha perso un figlio? Io dimenticherò mai questa mamma che mi cattura la mano, me la stringe forte forte, mi trascina letteralmente nella camera del figlio, poi mi fa vedere la camera, eccetera, che l'ha lasciata intatta, e poi mi apre il suo diario. La casualità vuole, è un caso, ma io ti consegno anche a Michele che si apre sulla pagina del suo diario in cui lui aveva scritto che alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti
ma credibili. Bisogna essere credibili e solo così si è credibile. Cosa non credo? Grande. Abbiamo passato, credo, un bel pomeriggio, tanti contenuti, tante parole, tante testimonianze. E permettetemi di dire che è stata una meraviglia sentire gli interventi dalla Basilicata, dal Piemonte, da Salerno, dal Veneto. Esattamente. Dalla Puglia, dal Piemonte. Insomma, qui in questo tendone delle Langhe, altro che Innoverdano, altro che fazzoletti verdi, altro che Pavani!